Quest'anno sono iniziate, come vedete, i preparativi per la seconda edizione della Festa del Pane, che svolgerà a Boca da Cossia dal 7 al 9 agosto. Come vedete sono state coinvolte veramente tante persone, non solo di Boca da Costiera, ma di tutta comunque la comunità della città di Mazara del Vallo. Questo ci fa piacere e ci riempie d'orgoglio. Naturalmente l'evento quest'anno crescerà di livello perché sono state coinvolte anche degli artisti importanti della città di Mazara, dove comunque faranno dei dipinti per i muri, e poi ci saranno anche altri artisti che faranno delle estemporanee, ci saranno anche delle 500 vestiti in festa. Dico semplicemente che si sta lavorando per promuovere un territorio, il nostro territorio. Quando si parla di promuovere un territorio si parla anche per quanto riguarda le sue bellezze, la sua cultura, la nostra enogastronomia, ecco il pane, l'elemento culmine di questa manifestazione, dove si vedono tante famiglie che stanno collaborando e diciamo che c'è un impegno sociale, non c'è differenza di età, bambini, adulti, anziani, veramente, che col sorriso stanno lavorando e stanno regalando questo piccolo sogno a questa borgata. Noi ci stiamo lavorando, c'è l'impegno dell'amministrazione comunale, che io ringrazio personalmente nel nome del sindaco Cristaldi, c'è l'impegno anche della regione Sicilia, che patrocinerà anche l'evento, ma c'è soprattutto anche l'impegno di tutte le attività commerciali. Naturalmente senza il loro contributo questa manifestazione non si potrebbe realizzare, e ci saranno artisti di fondamentale importanza che man mano magari comunicheremo alla città. Certo, ci sarà la chicca del cabaret siciliano, c'è stato Letterio, La Rosa, Castiglia, Todi e Totino, ci sarà anche la bellissima presentatrice Alessia Belluomo. Dico semplicemente che devo ringraziare chi si sta comunque prodigando nella realizzazione di questo evento, lo storico professore Danilo Di Maria, Liliana Ingenito e Sabina Caradonna, persone che stanno dando l'anima e stanno coadiuvando molti artisti, tutto ciò nell'interesse di promuovere questa borgata. E Borgata si sta vestendo in festa, il nostro obiettivo è questo, cercare di fare integrazione, aggregazione, non facendo sentire distante le periferie della città di Mazara del Vallo. Dico sempre che non esiste Festa del Pane senza Boca da Costiera e non esiste Boca da Costiera senza Festa del Pane. Dico semplicemente che il nostro obiettivo è quello veramente di dare un grande significato all'estate mazarese attraverso questo pane devoto, il pane inteso come biodiversità, il pane inteso come aggregazione. Eccoci ancora una volta a Borgata Costiera per la seconda edizione della Festa del Pane. Anche quest'anno la mia presenza, voluta da Francesco Foggia, che ringrazio, sono qui proprio per collaborare per la migliore riuscita dell'iniziativa, che già l'anno scorso è stato un successo. Siamo a fine giugno, ma già i lavori per la realizzazione dei pani devozionali sono iniziati. Il laboratorio è attivo, sono presenti diverse parrocchie, tra cui quella di San Giuseppe di Borgata Costiera, ma anche Santa Maria di Gesù, a breve arriverà anche San Francesco. Ci sono persone di qualsiasi età che collaborano nella realizzazione di questo splendido pane devozionale, ma la Festa del Pane non è soltanto il pane devozionale, ma anche il pane alimentare, tutti i prodotti derivati dalla farina, dal grano, e quest'anno ci sarà anche arte, ovviamente gli spettacoli, il cui ideatore è sempre Francesco Foggia, ma anche gli artisti che sono presenti, diversi artisti mazaresi saranno qui nei prossimi giorni per colorare Borgata Costiera. Quindi siamo già operativi, speriamo che anche quest'anno la manifestazione sia un successo come l'anno scorso. Anch'io a Borgata Costiera, presente in questa manifestazione che decolla, che diventa sempre più importante, grazie innanzitutto a Ciccio Foggia che mi ha coinvolto. Il mio ruolo qui è quello di portare artisti, di portare colore, perché l'arte porta sempre un grande contributo alle manifestazioni, e io ho il piacere di collaborare con degli artisti di un certo calibro, perché sono affiancata da una squadra davvero notevole. Ho il piacere pure di avere qui con me Geri Bianco, che realizzerà una parete qui sulla Piazza del Popolo. Un altro contributo lo darà anche Fabio Accardo Palumbo, che prenderà uno degli edifici qui sulla piazza, che è in uno stato di degrado, e anche in questo caso l'arte sarà un antidoto a questo degrado, quindi anche a maggiore ragione nutrimento per gli occhi e per l'anima. Come sempre. Realizzerò un'opera là, un murales su quella parete, insieme mi aiuterà Sergio Diodato, lo Zingaro, visto che diciamo è una bella borgata a cui possiamo dare anche una mano, sia come artista, come architetto. La collega mi ha degnato di questo invito e mi ha detto facciamo qualcosa. Ho già fatto un bozzetto, uno spunto particolare per quello che è la caratteristica tipica della Borgata Costiera, che si basa, sappiamo, sul Baglio della Solana.
di questa struttura, il baglio tipico dove si sviluppavano tutte le attività agricole, attività diciamo, di trasformazione dei prodotti della terra. E una grossa frase sarà messa anche su questo murale, anche per dare a questa piazza, che è la piazza più importante di Costiera, dare anche un significato. È chiaro che il grano, la farina, la trasformazione di questo che diventa pane, e pane dà l'alimento al corpo. Con l'arte diamo l'alimento all'anima, e questo è lo scopo principale, quello di emozionare, di meravigliare, di crescere con la cultura, con lo sviluppo delle emozioni che l'artista prova e che manifesta agli altri. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, che la domenica mattina c'è stata un'estemporanea di pittura, gli artisti sono stati invitati precedentemente a colorare scorci dell'antica borgata. Abbiamo già iniziato con le panchine di Piazza del Popolo. Nei prossimi giorni il gruppo da me coordinato Arte provvederà anche a realizzare dei murales nella via dei Lavatoi, quindi alcune delle pareti saranno colorate con disegni tipici della realtà cerealicola di Borgata Costiera. Mi piaceva ringraziare Lilian per l'invito e anche il consigliere comunale Francesco Foggia dell'idea, soprattutto che rispetto all'anno scorso, che è stata semplicemente un'estemporanea d'arte, quest'anno ha avuto veramente una bellissima idea, quella di realizzare e di rendere appunto Borgata Costiera una borgata d'arte. C'è stato consegnato un muro nella via del Lavatoio. Questo muro lo renderemo una scenografia, riprenderemo vari lavori e tradizioni che comunque oggi come oggi sono state anche dimenticate.